Guattai a tutti ciurma e benvenuti alla Gigherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, quest'oggi andremo a guardare insieme il videoclip di una canzone degli Imagine Dragons. Per cui non vi stupite ragazzi se non sentirete effettivamente la canzone stessa all'interno del video, perché mi sarò di sicuro sentita costretta a rimuoverla onde evitare problemi di copyright. Anche se temo che la presenza stessa del video stesso in sé all'interno del mio video potrebbe crearmi problemi di copyright, magari mi bloccheranno la monetizzazione, però ragazzi poco importa. Perché questo video? Perché mi è stato caldamente consigliato da Elisa, che saluto, che ha insistito tantissimo affinché io facessi una reaction a questo video, perché mi ha detto: "Guarda che è veramente bellissimo, siccome lei conosce, non so, i miei gusti riguardo certe cose, probabilmente me l'ha consigliato perché sa che questo video mi piacerà". Mi sembra di aver capito che si tratta di un video totalmente animato, quindi che dire ragazzi, io non vedo l'ora di guardarlo. Ovviamente cercherò di mettere ragazzi una musica di sottofondo ben collegata al video stesso. In ogni caso non perdiamo più tempo e andiamo a guardare questo video. La canzone si intitola Birds, sarebbe a dire uccelli, e spero che adesso non arrivi il simpaticone di turno a fare la battuta: uccelli, ha detto uccelli, Ok, evidente. Oh, ma che bello! Il sogno di tanta gente, ragazzi, compreso il mio, volare così. Che meraviglia! Solita cattiveria, ragazzi, dei ragazzini a scuola. Sempre per la paura del giudizio degli altri. Ecco, sapevo. Elisa, va al diavolo!
Che palle! Allora, vedete che Elisa sa troppo bene cosa è capace di emozionarmi e di commuovermi, soprattutto perché prima di tutto, ragazzi, sapete benissimo che io già sono troppo sensibile sull'argomento madre-figlia, diciamo, perché mia madre è una delle persone più importanti della mia vita. E quindi il significato dietro questo video è grandissimo, ragazzi. Grandissimo. È grandissimo prima di tutto per me, cioè nel senso personalmente parlando, perché ci ho rivisto alcuni momenti della mia vita. E quindi momenti in cui c'era mia madre lì, come si vede appunto nel video. E comunque il significato generico, ragazzi, generale, dietro questo video è grandissimo. Perché significa che un genitore, adesso è stata presa la figura materna, però può essere anche la figura paterna. Un genitore deve far nascere le tue ali e deve aiutarti ad usare le tue ali per far sì che tu possa volare alto nella tua vita. Ci sono genitori che questo magari non lo fanno, che invece le ali cercano di tarpartele, cercano di strappartele, di tagliartele via, ma sono tantissimi genitori che invece appunto fanno questo, fanno sì che le tue ali nascano e che tu possa usarle per volare alto nella tua vita. E quindi ovviamente è sempre per paura della diversità, per paura del giudizio degli altri, magari uno può arrivare anche a strapparsele da solo quelle ali, pur di essere magari accettato dagli altri. Ma il significato vero dietro questo video è proprio questo, che un genitore deve starti, vuole, non deve, vuole starti vicino e ti sta vicino sempre. Sempre e comunque, per ricordarti che essere diverso magari non è un limite, ma magari un pregio. E quindi scusate ragazzi, questo è un argomento che mi punge proprio nel vivo, ecco perché sto reagendo così, ragazzi, esageratamente. Però il genitore sarà sempre lì, tuo padre, tua madre, entrambi saranno lì vicino a te a ricordarti che magari la tua diversità non è un limite, ma può essere un ottimo punto di partenza, un'ottima rampa di lancio per spiccare il volo. E sarà sempre lì. Pronto a salvarti da te stesso in qualsiasi momento, nonostante tutto, nonostante tu possa essere stato ingrato in certi momenti e non abbia riconosciuto quanto sia importante quella presenza, quella vicinanza. Quindi è per questo, ragazzi, che l'amore di una madre e di un padre, secondo me, sono ineguagliabili, perché saranno sempre pronti a perdonarti nonostante tutto. Ci saranno sempre lì a sorreggerti e a salvarti mentre stai precipitando, e saranno pronti anche a sacrificarsi pur di far sì che tu possa spiccare il volo. E per me questa, ragazzi, è una cosa ineguagliabile, incomparabile. Secondo me l'amore di un genitore nella vita
non può essere eguagliato, non c'è niente come l'amore di una madre o come l'amore di un padre, secondo me non c'è niente, ragazzi, ed è questo il meraviglioso significato che sta dietro questo meraviglioso videoclip, perché è bellissimo, dura soltanto 3 minuti e 40, ma dietro, ragazzi, c'è il mondo, il significato dietro questo video è immenso, è veramente immenso. Grazie, ti ringrazio Elisa per, per avermelo consigliato, prima ti ho mandato al diavolo, tra virgolette, ma lo sai che quando vi dico, oh, va a quel paese, mannaggia a te, lo dico sempre in maniera scherzosa, con l'affetto nel cuore, anzi ti ringrazio per avermi suggerito questo video, perché penso che non l'avrei mai visto se non me l'avessi suggerito tu, ed è bellissimo, uno dei video più belli che io abbia mai visto, penso, nella mia vita. Bellissimo, ragazzi, veramente, sono rimasta troppo colpita. Mi appunto nel vivo davvero, perché vi ripeto, ragazzi, è un argomento che mi tocca moltissimo e mi ha ricordato, vi ripeto, certi momenti della mia vita e certi momenti della mia vita in cui mia madre c'è stata sempre, sempre, nonostante tutto, mi ha aiutata appunto a risollevarmi alto in volo e c'è sempre stata, c'è, nonostante tutto. Quindi grazie Elisa, grazie mamma, ne approfitto per ringraziarti ancora, non lo faccio mai abbastanza, non si ringraziano mai, secondo me, mai abbastanza i genitori, ragazzi. Che dire, sono sconvolta, positivamente parlando, ma sono sconvolta, per cui fatemi sapere, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, se il videoclip vi è piaciuto, che emozioni vi ha scatenato, fatemi sapere tutto qua sotto in commento. Quindi questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un abbraccio a tutti, ragazzi, ciao!